Con una manifestazione nel cuore della città a cui hanno preso parte decine e decine di persone, si è commemorata a Ravenna l'eccidio di Ponte dei Martiri, uno dei più nefasti eccidi compiuti dalle truppe nazifasciste durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 25 di agosto del 1944 12 persone furono trucidate, 10 tramite fucilazione e 2 tramite impiccagione. Tra di loro anche Natalina Avacchi, coraggiosa sindacalista ravennate. Paolo Domenicali, presidente della seconda circoscrizione, che è stata teatro tante volte di massacri e eccidi durante la Seconda Guerra Mondiale. Quanto è importante l'impegno della memoria nei confronti dei giovani? Importantissimo. Noi come circoscrizione già da almeno 15, 10, 12 anni abbiamo un progetto che è in divenire sulla memoria, per cui abbiamo anche scelto come luogo fisico di memoria il Sacrario dei 56 Martiri a Madonna dell'Albero. Facciamo iniziative nelle scuole, facciamo giornate presso le scuole durante il giorno della memoria, proprio nel mese di gennaio, per cui per noi è un pane quotidiano proprio quello di tenere viva questa fiammella, che credo che sia importantissimo per poter poi creare appunto un legame fra il nostro passato, il presente e il futuro che verrà. L'eccidio di Ponte dei Martiri è uno di quelli più cruenti che ha segnato la memoria storica di Ravenna. Sicuramente, dopo l'eccidio dei 56 martiri, che come numero per il numero così consistente, diciamo, è la strage più importante, più numerosa, questa è la strage più importante dal punto di vista proprio rivolta verso i partigiani, combattenti e patrioti, perché mentre l'altra si è così agito in maniera criminale sui civili, su gente che non aveva nessun contatto diretto con la resistenza, questi invece furono scelti proprio perché impegnati nella resistenza. Caso particolare Natalina Vacchi, che oltre ad essere una donna che a quell'epoca era molto avanzata, era anche una agitatrice sindacale, si muoveva proprio sul terreno della protesta verso il regime.